Ma il tempo a Fano, assessore, qual è la situazione nella nostra città? La situazione di emergenza sta via via rientrando, ma ancora siamo in una fase di forte attenzione. I lavori pubblici insieme al COC, quindi la Protezione Civile e il Comando di Polizia Municipale, è intervenuta in tutte le segnalazioni e stiamo dando una importante risposta a tutti i cittadini che hanno bisogno di aiuto e che ci vogliono manifestare un problema. Continueremo questa fase di attenzione, ci sono alcune aree che sono interdette al traffico, penso al sottopasso di Ponte Sasso, al sottopasso pedonale dell'Hotel Playa, così come qualche problema sulla Flaminia e in altre aree periferiche della nostra città. Comunque va attenzionata assolutamente anche nei prossimi giorni, perché qualora l'emergenza venisse meno, quindi si ponga fine all'emergenza, ci sarà ancora un periodo di attenzione perché è piovuto veramente tanto. Considerate che in 48 ore abbiamo ricevuto metà dell'acqua di tutto il resto dell'anno sul nostro territorio, quindi sarà veramente importante tenere d'occhio anche tutto l'aspetto collinare del nostro territorio. Frane, smottamenti ci sono stati tempestivamente messi in sicurezza, però nei prossimi giorni dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione su tutto il nostro comune.